Allora ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Allora, diciamo, vabbè, felicità ai massimi livelli perché battere l'Inter è sempre di una goduria senza limiti, però cerchiamo di dare anche una lettura alla partita con onestà intellettuale. C'ho il sorriso stoppato in faccia perché non può essere altrimenti. Primo tempo brutto dove non ci è andata bene non andare sotto, iniziato male e poi ci siamo scatenati. Poi Kostic è diventato padrone del campo, Bremer è diventato padrone della difesa, e Rabiot è diventato padrone del centrocampo, condito con un gol di Fagioli che chiaramente per noi juventini è la ciliegina sulla torta. In mezzo l'ennesimo episodio arbitrale discutibile con un gol annullato assurdo che, qualora la partita non fosse finita a favore della Juve, ci sarebbe stato per l'ennesima volta uno scandalo arbitrale a causa di un VAR incompetente all'interno di un contesto calcio che va assolutamente rivisto. Non puoi assolutamente annullare un gol per il quale il braccio del nostro giocatore viene completamente trattenuto dal difendente avversario. È assurdo. Detto questo, l'episodio questa volta non ha inciso sulla partita. Dico a tutti, avete visto come gioca Kostic, 5 assist in stagione, qualcuno aveva anche il coraggio di criticarlo. Fagioli, bello e anche importante. Insomma, ragazzi, cosa dire? Danilo, prestazione per l'ennesima volta super. Quadrado ni, però all'interno di tutto questo abbiamo tenuto in un primo tempo dove c'è stata tanta sofferenza, soprattutto nella fase finale, per poi uscire e strameritare la vittoria. Chiaramente il calcio è uno sport bellissimo nello stesso tempo è uno sport che non lascia pietà. Non lascia pietà perché alla fine uno dice nel primo tempo non hanno fatto niente, è vero, le occasioni ghiotte le hanno avute loro, ma come finisce? Finisce 2-0 per la Juve. Poteva essere addirittura 3-0 per la Juve e sarebbe stata chiaramente nulla da dire, perché nel secondo tempo, dal gol in poi, la Juve è tornata a fare la Juve, mentre l'Inter si è innervosita, non ha saputo sviluppare gioco. Bremer eccezionale quando fa ripartire il contropiede per il 2-0 di Fagioli, finalmente un Bremer decisivo per la cifra che l'abbiamo pagato. E quindi ragazzi, rientro di Chiesa deve ancora entrare nel contesto. Va bene, dai, ragazzi, cosa devo dire? Non riesco, porca di quella. 2-0, cazzo, dai, 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 è andata, è andata. Adesso rilanciamoci, chiudiamo con altri 6 punti e poi pensiamo a quello che succederà nel 2023. Ok? Dai ragazzi, fino alla fine, forza Juventus!